Professor Mastronardi, cosa pensa di questa lettera che una trasmissione ha connotato come possibile lettera di Zodiac? Io mi baso abitualmente su termini geoscientifici, quindi se le ricerche scientifiche molto chiaramente sono appannaggio del concorso di 5-6 segni grafici coattivi personalizzanti una grafia che corrisponde all'impronta grafica appunto dello psichismo individuale, quindi di quella persona, beh, a questo punto se ci troviamo dinanzi a segni facili ad imitarsi, a questo punto assolutamente non possiamo pensare nel modo più categoricamente e assoluto a una nostra serietà di approccio, e quindi tutto quanto quello che possiamo dire è suggestivo, senz'altro, però oltre che ad essere tale non ha riscontro scientifico. Ah, ci sono tre, quattro coordinate che quindi poi dopo mi riprometto di esaminare meglio in altra sede, e sicuramente appunto proprio sono addirittura chiaramente appannaggio del fatto che tutto lascia pensare che non trattasi del famoso Zodiac o famigerato Zodiac, ma che trattasi di una necessità intrinseca e appunto di un minimo di notorietà, sia pur restando anonimo, che il personaggio, appunto chiunque sia il responsabile di questo invio, e appunto chiede a se stesso, chiede agli altri. Ci sono persone, abbiamo assistito attraverso gli anni ad un narcisismo perverso caratterizzato appunto dalla necessità di apparire ad ogni costo attraverso i mass media, questo a fronte proprio di una pochezza esistenziale proprio. E questo mi sembra che possa essere più il nostro caso. Ripeto, molto suggestiva l'ipotesi che possa essere il mostro di Firenze Zodiaca, ma a questo punto possiamo dire anche Babbo Natale? Beh, no, assolutamente siamo molto lontani, ma molto lontani da quella che è l'oggettività e la serietà di approccio scientifico a questa ipotesi che, ripeto, è suggestiva, ma molto lontana dalla realtà scientifica. Quindi anche lei pensa che l'unica lettera del mostro è quella appunto spedita, l'unica nell'85, quella certa al magistrato Silvia Della Monica. Silvia Della Monica, esatto, quella resterebbe l'unica dove non si sono minimamente adoperati i simboli di cui stiamo parlando e di cui possiamo, voglio dire, assolutamente escludere che possano essere similari a quelli del mostro, di Zodiac. Qual è il giorno del delitto di Scopeti, secondo lei? Dalla ricerca appunto su diverse perizie necroscopiche, quindi che tutti quanti avevano un po' passato sotto gamba, non avevano ben evidenziato, non si erano ben evidenziati appunto proprio dalla disamina appunto delle larve e quindi di tutto ciò che è la decomposizione cadaverica, beh, possiamo andare a retrodatare le date, e quindi non ricordo se di 2 o 3 giorni, ma la entomologia cadaverica è una scienza che ormai comincia ad essere sempre più precisa e di sempre più se affidata a persone attendibili, e ne abbiamo qui in Italia. A questo punto assolutamente sono dati che ci fanno comprendere bene la datazione della morte di quella persona, e quindi certi delitti appunto sicuramente possiamo dire che non sono avvenuti in quella data così come si riteneva
che fossero avvenuti, ma molte ore prima. Lei attribuisce una validità forte a questo dato della retrodatazione, lo ritiene importante? Sì, assolutamente, perché qui sposta completamente l'indagine, voglio dire, è un'indagine che veramente dovrebbe ripartire da zero, perché determinati fatti non possono essere più letti così come sono stati letti fino al giorno d'oggi, ma non è il primo caso, abbiamo diversi casi in cui le realtà, le verità sono venute fuori in modo completamente distorto rispetto a quello che si pensava appunto potessero essere le verità storiche falsamente assodate fino a 10 giorni prima, falsamente assodate prima, fino ad attimi prima. Falsamente assodate, quindi non è il primo caso, quindi questo può essere lo stesso, voglio dire, tutto lascerebbe pensare che siamo in un caso come quelli di cui la storia ne è ricca. Certo, senta, ma che cosa può spingere un testimone reo confesso appunto a chiamare in correità un'altra persona e dire sono stato io? Quali meccanismi psicologici quando poi non è così nella realtà dei fatti? Lotti che testimone dice, ma noi sappiamo bene che il Lotti aveva alcuni deficit mentali, questo non è un mistero, e quindi a un certo punto il suo modello interattivo, cioè il suo modo di esprimersi con gli altri esseri umani può essere così come a volte avviene per le false testimonianze, possono essere dette sia per minimizzare le eventuali accuse verso la propria persona, nel senso che ha collaborato, e della serie vuoi vedere che quello che sta venendo fuori è vero? Beh, è meglio che fingo una certa collaborazione, e quindi non escluso che ci siano state false percezioni da parte dell'Occhi di quello che poteva essere avvenuto, non escluso che possa realmente lui aver pensato dopo tutto quanto quello che stava avvenendo intorno a sé, ovvero sia il processo e tutte le varie singole accuse, potesse essere vero, e quindi la mia collaborazione con le forze dell'ordine, con la magistratura, eccetera, potrebbe darmi qualche vantaggio. E quindi ecco cosa può essere avvenuto. Questa è un'ipotesi, non dico che debba necessariamente essere avvenuto questo, ma questa è un'ipotesi per la falsa testimonianza. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella del protagonismo conseguenziale appunto a tutti quanti i vari accadimenti, per dire bene, è vero, anch'io c'ero, ecco, un protagonismo così perverso che sia, naturalmente. Questo è quello che mi viene in mente guardando un momentino a ritroso le false testimonianze attraverso la storia. Perché non è né il primo né l'ultimo, insomma, Lotti, ecco che. Assolutamente, a questo punto io, i 40 anni di mia attività di false testimonianze ne ho viste non perché hanno ritrattato poi dopo, ma perché da tutte quante le varie indagini proprio è venuto fuori che era impossibile che potesse essere presente in quel luogo e in quel momento quella data persona, e quindi che era un falso appunto proprio per attirarsi le simpatie appunto, e le pseudo collaborazioni, cioè per paventare collaborazioni con le forze dell'ordine e con la magistratura. Questo i magistrati molto attenti così come sono lo percepiscono bene. È chiaro che ogni dichiarazione va controllata e quindi a crossing confrontata con quelle che possono essere appunto gli altri riscontri. Idea si è fatto? Chi era il mostro di Firenze e come tracciato psicologico di questo individuo?
Ma ritorniamo sempre ad una delle primissime ipotesi, ovvero sia che potesse essere una sola persona con una forte patologia, quindi una perversione particolarmente accentuata, quindi con una parafilia particolarmente accentuata, in cui e appunto oltre alla fase omicidiaria, quindi oltre ad aver provato l'orgasmo omicidiario, come lo definiamo con alcuni amici colleghi americani, dopo aver provato l'orgasmo omicidiario, ripeto, a questo punto desiderano gustarsi la fase totemica, cioè conservano con sé dei a mo' di totem, pezzi di pelle, quindi pezzi delle parti intime appunto della vittima o di alcune vittime. Quindi questo singola, persona singola. Quindi la mia risposta alla tua domanda è che tutto lascerebbe pensare, alla luce di una revisione critica di quanto è stato scritto, detto e fatto, è d'uso comune parlare sì dei compagni di merenda, così come in modo ilare ormai vengono indicati coloro che Lotti, Vanni, Pacciani, eccetera, ma in realtà adesso, alla luce appunto di tutto quello che dicevamo, anche la retrogradazione degli omicidi, tutto fa ritornare all'ipotesi della mano singola.